Bentornati nell'orto Entelechia. Alla fine dello scorso capitolo aspettavamo fiduciosi la nuova vita e inaspettatamente, nel mezzo del bambuseto, l'abbiamo trovata. Qui dei merli hanno fatto il loro nido e per noi è un grande piacere il fatto che abbiano scelto proprio questo posto. Mentre contempliamo questi piccoli miracoli, vediamo la mamma merla pronta a nutrirli e togliamo il disturbo. Usciamo dalla selva per vedere come procede la semina del mais e con grande gioia vediamo le prime piantine intente a spuntare dopo aver risalito pazientemente il canale tracciato con il bambù. Anche nell'area in cui seminammo nel capitolo 3 qualcosa inizia a spuntare, ma più passa il tempo e più vediamo che forse qui c'è troppa poca luce. Di qua dalla siepe invece le patate seminate nel capitolo 6 nascono tenaci. Anche quelle nelle zone più ombreggiate sembrano star bene. Ma ora andiamo a vedere come procede la zona sud. Nell'aiuola avviata nel capitolo 1 tutto sta crescendo bene. Le cipolle, l'aglio, le scalogne, le lattughe, i mais, le fave, ma anche qualche pomodoro seminato direttamente a terra e immancabilmente le erbe spontanee. Nell'aiuola avviata nel capitolo 2, invece, le cipolle di Alife trovano il loro posto al mondo e ospitano qualche sedano trapiantato qualche giorno addietro, il tutto a cospetto dei piselli di zollino che prosperano sempre più rigogliosi. Ecco ora l'ultima aiuola vista nel capitolo 5, in cui lo scalogno francese va che vola, sovrastando un po' le insalate e il mais. Intanto qui le fave iniziano a fiorire, mentre sulle altre aiuole iniziano a spuntare festosamente i primi bacelli. Vediamo come le legature delle fave siano state utili per favorire la crescita di tutti gli ortaggi delle aiuole. Anche la consociazione di aglio e lattuga ci sta dando buoni risultati. Le lattughe restano al fresco nel sottobosco ombreggiato dall'aglio. Essendo ormai a fine aprile, iniziamo i trapianti dei bramati pomodori, che trovano già una ricca compagnia di biodiversità. Nell'aiuola delle aliacee, mentre il convolvolo inizia ad avvolgere le cipolle estive, ci diciamo che presto interverremo rimuovendolo manualmente, ma da un lato siamo certamente dispiaciuti nel rovinare il loro legame. Comunque le cipolle non rimarranno certo sole, bensì saranno in compagnia dei vari agli, tra cui il monumentale aglione della Val di Chiana. Nell'aiuola lungo la recinzione sud i cipollotti sono pronti da mangiare. È già da un po' che ogni giorno ne raccogliamo un bel mazzetto. Poi passiamo in rassegna le lattughe, prelevando a mungitura qualche foglia da ogni pianta, intanto che i caspi crescono verso la loro massima espressione scultorea. L'impulso della bella stagione si sente e si vede anche nelle rose che sono pronte a sbocciare. E vicino a loro c'è questo piccolo pesco, piantato l'anno scorso,
Saltuariamente gli stiamo dando il rimedio naturale contro la bolla. Come già avevamo visto l'anno scorso, le foglie tornano verdi e le bolle si riassorbono, permettendo ai nuovi getti di crescere sani. E poi c'è questo fico nero, nato da seme, che quest'anno per la prima volta sta facendo un frutto. Ed ecco che i cuccioli di merlo, cresciuti a vista d'occhio, a pochi giorni dalla loro nascita, già riescono a volare verso nuove avventure, ancora accompagnati dalla loro mamma merla. Per ora è tutto, grazie e alla prossima.